Ciao ragazze, eccoci con i prodotti promossi e bocciati del mese di ottobre. Parto subito con un per me promossissimo, è stata veramente una scoperta. Non, di solito io ormai acquisto già da parecchio tempo, prima guardando le review. Prima guardo le review in giro e poi mi butto sull'acquisto. Questa volta invece mi sono buttata così sull'acquisto fidandomi del mio istinto, diciamo così. E ho fatto benissimo perché non avevo visto nessuna review quest'estate. Vi sto parlando del pennello di H&M, questo qui. Questo che è il BB Foundation, ah no, aspetta, BB Cream Foundation Brush. Quindi il pennello per BB Cream, diciamo così loro lo chiamano. Io mi sono fatta subito incantare dalla forma. Ha questa forma flat, diciamo così, però un pochino obliqua. E non è neanche tanto grande. E io l'avevo preso a metà agosto e quindi da quando l'ho preso sto usando solo ed esclusivamente lui per il fondotinta compatto. È veramente fantastico perché oltre ad essere bello compatto, ma anche morbidissimo, permette di prelevare molto bene il prodotto e lo stende veramente. Poi è una coccola per il viso perché è davvero morbidissimo. L'ho già lavato parecchie volte, non ha perso colore, non ha perso setole. È veramente un pennello fatto bene, costa 6,95 euro e ve lo straconsiglio. Una ragazza mi aveva scritto sotto un video che l'aveva visto, però non sapeva se era questo perché l'aveva visto troppo piccolo. Effettivamente non è grosso, cioè è quanto la mia guancia, non è che ho una guancia grossa, insomma. Ve lo faccio vedere in confronto con questo qui di Real Techniques, che magari il Buffing Brush. Vedete? Non so se si riesce a capire. Comunque non è un pennello grosso, cioè fate conto che arriva anche bene, vedete, sotto al contorno occhi e mi piace proprio per questo, perché non è grosso, arriva anche bene sui lati del naso. Veramente provatelo perché è un pennello fatto benissimo. Io l'adoro proprio con il fondotinta compatto, questo qui di Neve o quello là di Bare Minerals, proprio perché presso il prodotto e non, guardate, solo avendo fatto così prende già il prodotto senza farlo svolazzare in giro e poi lo applico. Veramente è stata una svolta per me perché ormai uso solo questo. Non l'ho ancora però provato con i prodotti in crema, con BB Cream o fondotinta, non l'ho ancora provato purtroppo perché è sempre sporco, perché proprio lo uso tutti i giorni per il fondotinta compatto, è sempre sporco e quindi ogni volta che è sporco lo metto a lavare, diciamo dopo un paio di giorni, ci vuole un paio di giorni per farlo asciugare e quindi così. Quando mi capiterà di andare da H&M mi fionderò a comprarne uno di scorta perché cioè non posso più farne senza, quindi assolutamente ne prenderò uno di scorta quando capiterà e vi farò sapere anche con prodotti in crema più avanti come si comporta, diciamo. Anzi, se l'avete comprato, perché so che alcune di voi lo hanno comprato dopo che l'avevo fatto vedere, e se lo avete usato con i prodotti in crema, fatemelo sapere qui sotto con un commento, così anche le altre ragazze possono vedere se va bene anche per i prodotti in crema, ma secondo me sì, però secondo me è fantastico per le polveri perché proprio aggrappa benissimo il prodotto. Un prodotto di cui vi ho già parlato nel video dei prodotti top 10 di Kiko è la matita per le sopracciglia Lightbrow Pencil Precision. Fantastica. Cioè, questo è un prodotto veramente ottimo, ottimo, ottimo. Io ce l'ho nella tonalità 01 e vi faccio lo swatch perché in quel video avevo cannato lo swatch, nel senso che vi avevo fatto vedere in realtà la matita nera, la vecchiaia ormai incalza, poi io sono miope, quindi ci vedo una cippa dall'anteprima, quindi questa è la colorazione, la 01. Ce l'ho sempre, ormai lo uso sempre. Mi piace perché ha la giusta consistenza, proprio perfetta, non è troppo morbida, non è neanche troppo dura. Dura tutto il giorno tranquillamente, ha veramente un aspetto molto naturale ed è proprio questo che mi piace perché a me non piacciono le sopracciglia finte. Cioè proprio le dà un aspetto molto naturale. E come vi dicevo proprio in quel video, non ha nulla da invidiare alla MAC.
Io ho questa qui di MAC, la Lingering, che avevo completamente cannato il colore. Vi faccio vedere già che ci sono il colore. Questa è la Lingering, cioè vedete, completamente diversa. È per le bionde o castane chiare, non lo so, per le bionde, castane chiare. Ottima, anche questa l'avevo messa nei promossi. Però la Kiko non ha nulla da invidiare a quella di MAC, assolutamente. Quindi, se troviamo un prodotto low cost, ottimo e valido, perché dobbiamo andare a comprare quello lì che costa 17 euro. Se abbiamo un prodotto ottimo, allo stesso livello, vi giuro, allo stesso livello, assolutamente. Adesso qui magari le fan di MAC mi odieranno, cose del genere. Però veramente questo costa circa 7 euro, 7,50, ve lo giuro, che è ottima allo stesso modo. Come dicevo però nel video, in quel video dei 10 top di Kiko, forse questa di MAC all'interno, e la sento anche dallo swatch, un po' più di cera. Quindi già mettendola aiuta un pochino a delineare, a fissare un pochino le sopracciglia. Ma sono piccolezze, ecco, quindi questo cosa, quello che vi voglio dire sono solamente piccolezze, quindi provatela questa qui di Kiko perché va, è validissima. Anche il pennellino, che io però uso solo se vado fuori, nel senso se vado 3-4 giorni fuori, perché è un po' duro. Quindi diciamo che non mi fa impazzire questo pennellino, però comunque può essere utile lo stesso. Un altro prodotto validissimo che sto ormai usando da agosto è il Badger Cuticle Care, questo qui, che è praticamente il balsamino, come dire, il balsamino per le cuticole o per le unghie. Lo sto usando da ormai da agosto quasi tutte le sere. Eccolo qui, vedete che l'ho utilizzato. Sono praticamente quanti grammi? 21 grammi e l'ho comprato su Ecoverde, pagato all'incirca 5 euro, una cosa del genere. Io adoro tantissimo la profumazione, sa, è un mix di zenzero, mix di zenzero, limone, veramente lo adoro, è un prodotto ottimo per le cuticole perché proprio si vede la differenza quando... Da quando non lo usate a quando lo usate, perché è capitato delle volte che magari di sera lo dimenticassi e si vedeva completamente la differenza sulle cuticole, cioè le sistema proprio, le fa anche un po', come dire, restringere, le aggiusta proprio, e anche le unghie le ammorbidisce. Dopo aver tolto il solvente, che comunque le secca un po', uso sempre questo. Veramente ottimo, ovviamente questo qui l'inci è totalmente verde, però insomma neanche a dirvelo, perché provatelo perché è ottimo veramente. E poi ho due smalti che mi sono piaciuti tantissimo, sono della Laila, gli smalti Ceramic Effect, e questi qui li ho trovati a settembre con la rivista, se non sbaglio, Donna Moderna a 2 euro, perché poi non avevo trovato la versione a 1,50 euro, quindi l'ho presa a 2 euro e sono stati un affare. Ho preso anche quell'altro color Tiffany, però quello non l'ho ancora usato, lo utilizzerò magari la prossima primavera estate, mentre ho utilizzato questi due che sono meravigliosi, non solo come colorazioni ma anche come qualità dello smalto, stesura ottima, coprenza favolosa già dalla prima passata e soprattutto durata eccezionale. Amo veramente tantissimo il numero 45, questo qua, CE 45. Mi piace tantissimo anche proprio il pennellino, cioè si vede che comunque sono smalti professionali, secondo me, perché è proprio il pennellino di quelli lunghi e non è di quelli cicciotti, però comunque lo stende benissimo il pennello e lo smalto. Io vi faccio lo swatch sullo scotch perché ho finito la rotellina per farvi lo swatch sullo smalto, quindi insomma beccatevi questo. Ecco, questo è ciò che passa nel convento in casa Chioro 83, quindi molto professional con lo scotch. Questo è appunto il colore, è un rosso stupendo, veramente non ne avevo uno simile, è un mix di rosso fragola, è davvero in primavera ed estate, il prossima primavera estate. Lo userò tantissimo, io l'ho usato a settembre parecchie volte, insomma, mi era piaciuto tantissimo. E poi
Ottimo, allo stesso modo il numero 66 che è il blu. Sono abbastanza liquidi come smalti, quindi non sono di quelli pastosi, corposi. E questo qui è il blu, come vedete è diverso comunque da quello che indosso. Però è un bellissimo blu, veramente un blu jeans forse, bellissimo. Ok, aia, facciamoci la ceretta sulle mani. Fortunatamente non ce li ho i peli sulle mani. Passiamo invece ai bocciati, che questo mese sono, ahimè, tre o quattro, va. Primo bocciato assolutamente, anzi, bocciatissimo, è questo qui di Essence, è questo contorno occhi roll-on, che io non so se facciano ancora, però è veramente una ciofeca. È di quelle lì con la rotellina. Il prodotto è liquidissimo. Sentite quanto è liquido. È un prodotto secondo me inutile perché non fa nulla. Non idrata il contorno occhi. È secondo me acqua. Acqua fresca quasi. Per me è completamente inutile questo prodotto. E poi boccio, purtroppo, ahimè, questa matita di Paola P per gli occhi che mi ha inviato un bel po' di tempo fa. È la matita numero 09, che è questa matita color, diciamo color carne rosato per metterla all'interno dell'occhio. Il colore è stupendo, cioè proprio un colore bellissimo, forse uno dei migliori che abbia mai visto, perché è un color appunto tendente al rosato, quindi illumina tantissimo l'occhio, lo sguardo. Il problema è che è troppo troppo morbida, cerosa, e quindi all'interno dell'occhio non solo non dura, ma scrive anche male. Quindi mi dispiace tantissimo, perché comunque il colore è stupendo e io comunque lo uso sotto l'arcata sopraccigliare. Essendo così morbida, vedete? Cioè, essendo così morbida, si può usare tranquillamente come base per l'occhio, poi sfumarla, poi magari metterci sopra altri ombretti. Però all'interno dell'occhio, e questa è una cosa molto soggettiva all'interno dell'occhio, però non solo non dura, quindi non è che vi sto parlando solo della durata, ma proprio scrive male, scrive a pezzetti, a, non lo so, perché è troppo morbida, quindi non fa una riga lineare. Quindi per me è, cioè, bocciata, perché comunque se io compro una matita del genere è per metterla all'interno dell'occhio. Poi, ok, che si può usare anche da altre parti, però comunque se io comprassi una matita del genere per metterla all'interno dell'occhio. Quindi, insomma, peccato. Poi è una matita che costa anche un bel po', quindi peccato perché il colore è stupendo. Peccato. Boccio questo prodotto di Kiehl's. Non solo questo prodotto, ma anche quello abbinato, il gel detergente, che avevo trovato nella My Beauty Box, mi ricordo, di gennaio, perché era una My Beauty Box, come dire, incentrata sui prodotti Kiehl's. C'era questo tonico, l'Ultra Facial Toner, che è tipo lattiginoso, e poi c'era il gel detergente, che non ho qui perché ho ceduto a mia mamma. Ok, lasciamo perdere il fatto che comunque adesso uso prodotti ad inci verdi sul viso, nel senso come skincare. Vabbè, lasciamo perdere questo, perché comunque questo l'avevo già utilizzato, appunto mi era stato inviato a gennaio con la My Beauty Box, quindi l'ho utilizzato poi dopo, eccetera. Il tonico è quello che ho usato un pochino di meno, come vedete, ma sono dei prodotti, cioè questo, il gel detergente, per me sono dei prodotti pessimi, perché sembra quasi di mettersi plastica liquida sul viso. Il gel detergente è plasticoso, cioè veramente quando lo prendete sembra proprio plastica liquida e boh, cioè non fa niente, non strucca, non fa nulla, ve lo assicuro. Il tonico uguale, quindi per me sono dei prodotti bocciatissimi e tra l'altro costano anche tantissimo, quindi non ve li consiglio assolutamente. Quindi questi erano i miei prodotti promossi e bocciati, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo prestissimo al prossimo video.